Massimo Giletti ritorna in Rai. Fabio Fazio invece potrebbe lasciare Che Tempo Che Fa. A lanciare l'indiscrezione è da Gospi, appunto. Massimo Giletti è pronto per un grande ritorno sulla Rete di Stato. Il conduttore di Non è l'Arena, come riporta da Gospi, ha convinto i vertici di Viale Mazzini. Fabio Fazio, invece, potrebbe essere cacciato da Che Tempo Che Fa? Vediamo nei dettagli cosa sta accadendo in Rai. Clamoroso ritorno di Giletti sulla Rete di Stato. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro a Viale Mazzini con Massimo Giletti. Secondo da Gospi, il conduttore ha incontrato ai vertici della Rai per definire il suo ritorno a Rai 1. Un pezzo da 90, che fa piacere agli ascolti, e non dispiace soprattutto alla maggioranza. Il noto presentatore, infatti, con l'Arena, in onda la domenica pomeriggio, portava grandi ascolti alla Rete di Stato malgrado la concorrenza di Barbara D'Urso. Per ora, purtroppo, ancora non è possibile sapere dove è stato piazzato, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe andare in onda anche di sera. Fabio Fazio risponde alle accuse. Il governo a quanto pare vuole fare fuori a tutti i costi Fabio Fazio. Il noto conduttore di Che Tempo Che Fa, a causa degli ascolti e soprattutto del proprio cachet, non convince i grillini. Per tale ragione, sia Salvini che Di Maio pare gli abbiano dato un ultimatum. Per restare in Rai bisogna abbassare gli stipendi. Su Fazio, inoltre, pesano anche le accuse di essere troppo di sinistra, motivo per cui la sua conduzione non è ben vista ai vertici. Inaspettatamente, Fabio, che di certo non le manda a dire, ha voluto rispondere alle accuse. Nella diretta del 24 febbraio scorso, il giornalista ha affermato di essere in Rai da ben 2 anni e che non ha intenzione di muoversi. Un'affermazione tra l'altro ben fondata, dato che Fazio ha stipulato un contratto fino al 2021.